sia più equa. È in corso la raccolta firme per il reddito di cittadinanza ai disoccupati, ai pensionati, ai soggetti più indigenti. Firmiamo LG Auto, LG Auto più equa, polizza assicurativa pubblica agevolata che vada incontro ai redditi minimi e ai cittadini più virtuosi. Firmiamo al banco. Importanti proposte di legge del Movimento 5 Stelle per una RC Auto che sia più equa, polizza assicurativa pubblica agevolata, per i redditi minimi e di cittadini virtuosi, reddito di cittadinanza ai disoccupati, ai pensionati, ai soggetti più indigenti di questa società. Firmiamo al banco queste importanti proposte di legge. Cari cittadini, i recenti provvedimenti del governo Renzi in materia di riforma del mercato del lavoro non hanno prodotto i risultati di cui tanto si parlava con enfasi propagandistica. A fronte di 600.000 attivazioni, così come si dice sulla stampa, sono state 400.000 sessioni di esercizio di attività. I motivi sono molto semplici, cari cittadini. Il potere di acquisto di salari, stipendi e pensioni è troppo basso. La pressione fiscale che grava sulle imprese è troppo elevata, rasenta quasi il 50%. Tutto ciò non consente di arrivare ad una reale ripresa dell'economia. La ripresa dell'economia è una chimera con questi presupposti. Inoltre, con i tagli di spesa agli enti locali, i sindaci, loro malgrado, sono stati costretti, per continuare a garantire i servizi essenziali alla collettività, a dover aumentare le imposte locali. Inoltre, la caduta costante dei prezzi non ha fatto altro che produrre una flessione dei benefici derivanti dai provvedimenti di questo governo, come la decontribuzione e la riduzione parziale del costo del lavoro a carico delle aziende che dovevano assumere con i nuovi contratti. Si sa che inoltre che occorrono poco meno di 20 miliardi, cari cittadini, per poter rimborsare i pensatori di pensione di poco superiore a 1.500 euro, coloro che dovranno percepire oltre 1.500 euro lordi di pensione mensile, dovranno avere dei rimborsi, ma occorrono poco meno di 20 miliardi. 20 miliardi che il governo diceva di raccogliere attraverso il taglio dei vitalizi ai condannati. Tutto ciò non vi è stato, non si è verificato, è stata soltanto una boutade elettoralistica del signor Renzi. Quei 20 miliardi usciranno dalla fiscalità generale. Cosa significa tutto questo? Significa che ci saranno nuove tasse a carico dei lavoratori a reddito fisso, nuove tasse a carico degli stessi pensionati, nuove tasse a carico dei lavoratori autonomi. Si sa che inoltre ancora, cittadini, e la crescita esponenziale degli interessi sul debito pubblico richiede l'applicazione costante, anno dopo anno, di nuove tasse.
ancora a carico dei cittadini. Si sappia inoltre ancora che noi abbiamo sopravvissuto come sistema, come paese Italia, nel momento in cui siamo entrati nell'euro, una clausola impegnativa abbastanza chiara. Questa clausola ci obbliga, ci impone di pagare 50 miliardi all'anno per 20 anni per abbattere il debito pubblico, portandolo dal 133% al 60% del valore attuale. Cosa significano 50 miliardi all'anno? Significano nuove tasse, sempre a carico dei cittadini, dei lavoratori a reddito fisso, dei pensionati e dei lavoratori autonomi. Significano tagli allo Stato sociale, ovvero farmaci e prescrizioni sanitarie. Dovremmo pagarle di tasca nostra, come in parte già si sta facendo adesso. Significano ancora questi 50 miliardi tagli alla spesa pubblica, dei settori dell'istruzione, della sanità, dei trasporti e di altri servizi, con un drastico ridimensionamento dell'indotto, ovvero di tutte quelle imprese che lavorano per la pubblica amministrazione e che forniscono beni e servizi essenziali alla comunità. Queste aziende saranno costrette, loro malgrado, a dover licenziare il personale oppure a chiudere i battenti, per fallimento. Allora, caro Renzi e ministri collegati, dovete cambiare strategia, dovreste fare quattro cose che non farete, sicuramente non farete. Dovete redistribuire equamente la ricchezza nazionale fra tutta la popolazione. Dovete riformare la giustizia. Dovete istituire il reddito di cittadinanza. Dovete tagliare i costi della politica. La ridistribuzione della ricchezza con un carico fiscale proporzionato alla capacità di reddito di ciascun cittadino. Esiste, e questa è la verità, un tesoretto di circa 8.000 miliardi di euro in crediti dei cittadini italiani, di cui la fetta più importante è nelle mani del 10% della popolazione italiana, ovvero delle famiglie più in vista, che detengono il potere delle grandi banche e delle grandi aziende. Stiamo parlando, cari cittadini, dei poteri forti. Orbene, costoro facciano il loro dovere, corrispondano più risorse allo Stato per il risanamento dei conti pubblici. Ma tutto ciò è impossibile. Poiché i rappresentanti dei poteri forti, li abbiamo visti ultimamente nella cronaca giudiziaria, coinvolti in gravissimi scandali per frode fiscale, per corruzione nella pubblica amministrazione. Allora, a questo punto, il governo deve riformare la giustizia. La giustizia deve essere trasformata in uno strumento rapido, efficace, che persegua i responsabili dei reati di frode fiscale e di corruzione nella pubblica amministrazione. Costoro devono essere assicurati alle patrie galere in un arco di tempo il più breve possibile. Deve essere abolita la prescrizione. In questo modo è possibile arrivare ad un risultato molto importante. Infatti, solo così si evita la dilatazione del debito pubblico. La dilatazione del debito pubblico è prodotta dalle frodi fiscali e dalla corruzione dilagante.